day crazy, okay, then. Buongiorno a tutti draghi, benvenuti nel primo video del 2024 ragazzi. Prima di cominciare questo video volevo fare un annuncio. Il 20 e il 21 gennaio sarò presente alla Fiera di Verona, al padiglione numero 5. Sono stato invitato dai ragazzi italiani di un videogioco che si chiama Track Day R. È un videogioco di moto, vi metterò qualche clip in sovraimpressione. E vi invito a dare un'occhiata alla loro pagina Instagram, che lascerò in sovraimpressione anche quella, con un link qua sotto in descrizione anche. Sono stato invitato, sarò alla fiera il 20 e il 21 gennaio. La fiera di Verona dovrebbe essere il padiglione numero 5. Quindi ragazzi, se siete in zona vi aspetto a fare due chiacchiere, se vi va, se siete lì mi farebbe molto piacere. Nel video di oggi ragazzi parliamo di un argomento che mi è stato suggerito nei commenti, che ringrazio tantissimo il ragazzo che me l'ha suggerito. Oggi parliamo del manubrio. Quanto è importante il manubrio ragazzi? Il manubrio è una cosa fondamentale alla guida del nostro mezzo, perché ci permette di essere il più comodi possibile e quindi praticamente andiamo ad applicare ancora meglio tutto il lavoro dei video precedenti. Se non avete ancora visto i video precedenti, ovviamente vi lascio i link come sempre sotto nei commenti. Vi consiglio vivamente di seguire l'ordine dei video e di farmi sapere anche qui sotto se avete avuto l'occasione di provare e di farmi sapere come sta andando. Nel video di oggi parleremo dell'importanza che ha il manubrio. Ma cosa intendo io con l'importanza del manubrio? L'importanza del manubrio è innanzitutto il tipo di manubrio, se si usa quello standard della moto oppure se se ne compra uno aftermarket. Di manubri aftermarket ce ne sono davvero tantissimi, ci sono di tutte le pieghe, di tutte le altezze, di tutte le larghezze, quindi davvero c'è un'infinità di scelta del manubrio davvero davvero ampia, il che ci permette di perfezionare al meglio la nostra moto e quindi di trovarci il più comodi possibile. Io fino ad oggi, di tutte le moto che ho avuto, il manubrio migliore in assoluto, che secondo me è perfetto, è il manubrio che si trova sui modelli della Yamaha. Vi metterò un'immagine anche qui in sovraimpressione, perché comunque ha una piega, diciamo, dove vai a appoggiare le manopole. Questa piega qui è una piega molto dritta, quindi non va a chiudervi le mani in questo modo e a farvi lavorare tanto per tenere i gomiti alti, ma essendo una piega molto dritta, molto neutrale, siete molto più comodi a tenere la posizione che vi ho sempre detto, con il gomito bello alto e il palmo leggermente ruotato. Per esempio invece il KTM, come quello che ho adesso, non ha questa cosa. In primis è più basso, adesso non so se riesco a farvi vedere, praticamente come potete vedere da questa piega qui è molto bassa, quindi è molto, diciamo, morbida, mentre invece il manubrio Yamaha qua è un po' più secca, quindi lo porta un po' più verso l'alto e vi porta, soprattutto quelli che sono un pochino più alti, vi porta ad avere una posizione molto più comoda pronti via, mentre invece questo magari uno molto alto, in questo caso il K è già abbastanza alto dove si trova il manubrio, ma in svariate moto ho dovuto utilizzare dei riser perché il manubrio appunto non era alto come lo volevo io, e quando ero in piedi mi trovavo sempre l'impressione che quando magari stai andando ti porta a buttarti troppo in avanti e quindi di conseguenza non sei comodo. Un'altra cosa molto importante del manubrio, oltre ad eventuale utilizzo dei riser se ve lo trovate troppo basso e magari vi piace il manubrio della moto di serie, non volete cambiarlo ma è troppo basso, allora optate per i riser. Tante moto adesso vengono già con un'opzione che secondo me è una figata. Vabbè, il mio K non ce l'ha, ma la mia Yamaha ce l'aveva. Io spero che si riesca a intravedere, vabbè non ce l'ha quindi non posso farvelo vedere. Praticamente sulla piastra superiore avevamo, sulla Yamaha c'erano due possibilità di posizionamento del manubrio, una era indietro e una era avanti, quindi praticamente se tu salivi sulla moto e ti trovavi il manubrio troppo verso te stesso potevi andare avanti di circa un paio di centimetri, 2 o 3 centimetri, e questo cambiava veramente tantissimo il feeling di tutta la parte anteriore e anche della vostra posizione in sella, perché potevate passare da una posizione molto scomoda e quindi qualsiasi movimento vi veniva molto più affaticato a una posizione comoda, più rilassante, che vi fa star dentro di più
e allo stesso tempo non vi fa fare la stessa fatica. Per esempio, invece, il K non ha questa opzione di poter spostare la base del manubrio, quindi questi riser qui, ma abbiamo soltanto la mezzaluna. Praticamente dove si infila il manubrio è una mezzaluna disassata, quindi in una direzione avremo il manubrio più verso di noi, nell'altra un pochino più avanti. Ovviamente questo cambiamento non è così drastico come avere la possibilità del doppio foro, però comunque sia si sente abbastanza. Io adesso ho fatto qualche mese con la mezzaluna girata in avanti, quindi il manubrio un po' più in là. Devo dire, mi sono trovato bene all'inizio, però mi portava a star seduto un po' troppo davanti e mi sentivo un attimino sbilanciato. Quindi studiando magari video un po' vecchi così, mi sono un attimo detto, voglio riprovare a riportare il manubrio nella sua posizione originale, che a me personalmente come stile di guida mi piace essere un po' più centrale sulla moto, non mi piace sedermi troppo qua davanti. E quindi oggi, vabbè, andrò a rigirare queste mezze lune e andrò a riportarle all'indietro. Ragazzi, il discorso manubrio ovviamente è un discorso molto molto personale, ognuno ha i suoi gusti, ognuno ha le sue preferenze, però un consiglio che vi posso dare io, ragazzi, che è un errore che ho fatto io all'inizio, che magari alcuni di voi avranno già fatto e ci sono già passati, sperimentate ragazzi. Se vedete che il manubrio di serie non vi piace più di tanto, sperimentate, comprateli, tanto alla fine è tutta roba che si può rivendere o comunque almeno avrete provato le varie opzioni e effettivamente avrete un'idea migliore di cosa, cosa volete, perché tante volte magari uno prova un manubrio perché non è troppo convinto di quello originale, non riesce a trovarsi bene, non riesce a settarselo e magari può scoprire che il manubrio in questione in realtà non andava bene e quindi cambiandolo si trova meglio, oppure magari scopre che il manubrio che aveva scelto all'inizio non va bene e che in realtà preferisce quello originale. Io non ne ho provati tantissimi di manubri, quindi non sono un super super espertone. Ci sono due tipi di manubri che ormai si conoscono, che sono quelli come questo qui con il fat bar, quindi non hanno il traversino, mentre invece poi ci sono anche quelli con il traversino. E voi vi starete chiedendo, ma Daniele, ma a cosa serve il traversino? Allora, il traversino, da quello che so io, per la mia esperienza, dovrebbe servire a rendere praticamente il manubrio molto più rigido, quindi dovreste avere molto più feedback dall'anteriore, anche se, a detta di chi l'ha usato, nelle piste molto bucate o comunque con terreni abbastanza duri, si tende a non usarlo perché tende a dare fastidio, però anche lì sono cose preferenziali. Io per esempio non ho mai avuto io non ho mai avuto manubri con il traversino, perché quando mi hanno detto sta roba io ho detto no, cavoli, già faccio fatica che mi vengono le braccia dure, se devo star lì a diventare matto con un manubrio ancora più duro non mi piace sicuramente. Quindi io sono sempre stato dalla parte del manubrio col fat bar, quindi soltanto con la spugnetta senza traversino. Allora, sto manubrio qui oggi ci farà bestemmiare, perché io adesso non mi ricordo che chiave ci voleva qua sotto, perché KTM ovviamente non ti mette le chiavi esagonali, ma ti mette le sue Torx di merda, e io le Torx di merda le odio, perché le odio. Quella mezzaluna lì praticamente è tutto il nostro margine che abbiamo se vogliamo il manubrio più avanti o più indietro. Adesso credo di aver trovato la chiave che mi serve e speriamo di smontare questo rottame di manubrio. Un po' la gomma, sarà stata la tuonata che gli ho dato probabilmente. Questo è il pezzo che vi dicevo, come potete vedere, vedete che è disassato qua. È disassato. Voi cosa fate praticamente? Se non vi piace troppo avanti, lo girate e ce l'avete più indietro. Vedete, questo è il buco d'origine e qui andrà il vostro manubrio. Ci sta, è carino, è un'ottima opzione, va bene, però secondo me se c'erano due buchi sulla piastra sarebbe stato meglio, perché io mi ricordo con la Yama la differenza si sentiva molto molto di più. Quindi adesso io cosa faccio? Andrò a riportarlo alla sua posizione originale, mi raccomando, sarà meglio che non sbaglio, perché sennò lo rimetto come prima e sarei proprio un bortolo.
Quindi adesso noi andiamo a rimettere la sua bella vitozza Torx, che io adoro tantissimo, sono le mie viti preferite. Semplicissimo. C'è da dire però che come hanno fatto in KTM questo pezzo sono stati dei grandi, perché io ho letteralmente parcheggiato la moto a testa in giù, e sia la piastra del manubrio, essendo un pezzo unico, sia le viti che lo tengono, sono rimaste perfettamente dritte. Mentre io invece mi ricordo che con il mio Suzuki 4,5, quando cadevi, che picchiavi giù il manubrio, già sapevi, soprattutto se avevi i riser come ce li avevo io, che tu come picchiavi per terra e toccava il manubrio, ti partiva la vita dei riser, ed era veramente uno sbatti ogni volta cambiare le viti. E voi mi direte, sì, vabbè, basta che non cadi. E io vi dico, avete ragione. Bene. Dopo 25 anni ad aver avvitato le viti sotto, un'altra cosa molto importante, ragazzi, come vedete praticamente tutti i manubri vengono con questi segnetti che vi aiutano per impostare la piega che piace a voi. Qua bisogna stare molto molto attenti, perché è un errore che mi ha fregato le prime volte anche a me, ed è una cosa che mi chiedo tutt'oggi: come mai, se io ho tutte queste targhette a disposizione, non le posso usare tutte? In che senso non le posso usare tutte? Se io vado sull'ultimo tassello, l'ultima righetta, e vado a posizionarla dove me lo dice lui, avrò un manubrio talmente avanti che neanche un freestyler riesce a usare un manubrio del genere. È una cosa che mi sono sempre chiesto e mi sono sempre detto: ma perché fare tutte questi segnetti se poi non si possono utilizzare? Però vabbè. Qua comunque, ragazzi, fate molta 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 attenzione a centrare perfettamente il manubrio, perché se qua sbagliate vi ritroverete un lato più lungo dell'altro, che magari all'inizio non vi accorgete, poi vi prendete l'abitudine di girare così e diciamo che non è che sia proprio il massimo, a meno che siete nati con un braccio più lungo dell'altro, ma in quel caso lì è un altro discorso. Bene. Io adesso qua cosa ho fatto? Ho girato i riser, adesso io andrò soltanto a puntare questa piastrina qui che mi serve per stringere. La punterò e basta, perché io adesso salgo sulla moto e imposterò la piega che piace a me. Bene, ragazzuoli, direi che con il video di oggi abbiamo coperto questo nuovo argomento del manubrio. Mi raccomando, se avete delle domande lasciatemele qui sotto nei commenti. Se non l'avete fatto ancora, iscrivetevi al canale per restare sintonizzati, perché tra poco avrò l'ultima visita dell'ortopedico per la clavicola, quindi ci saranno grosse grosse novità. Riprenderemo a fare anche video in pista, ho alcune idee, probabilmente arriverò a scrivere addirittura a qualcuno di voi, quindi vi lascio il mio Instagram così resteremo in contatto, ho qualche progettino in mente e non svelo niente per adesso, svelerò strada facendo. Io ringrazio tutti quelli che sono arrivati alla fine del video, tutti quelli che si sono iscritti al canale fino adesso, grazie, grazie, grazie tantissimo, siamo quasi a 1000 iscritti, non avrei mai pensato di arrivare a questo traguardo così alla svelta. Da me è tutto, ragazzi, buon 2024 e ci vediamo nel prossimo video. Bella!